continuo il monologo, scusate, qui c'ho il limite di tempo con il telefonino, però lo faccio in più puntate così vi racconto qualche cosa anche voi. Ecco, la prima volta che sono entrato nella giungla ho visto una scimmietta, ma una scimmietta piccolina, sarà stata poco più di un palmo. E a Kuching ho raccontato che la prima cosa che ho visto entrando nella giungla è stata una scimmietta. Mi hanno detto che sono stato fortunato. Io avevo creduto che poter incontrare scimmiette, animali nella giungla fosse cosa abbastanza comune. In realtà non è così, perché al di fuori di quell'occasione lì poi non ho visto niente, non si è più incontrato, ho avuto veramente la fortuna. Probabilmente molti di voi venendo qua non incontreranno animali selvatici, sì, magari nelle aree protette, ok, i posti creati ad arte per il turista, però è veramente difficile trovare qualche cosa. Io vi dirò che in Italia, soprattutto io vengo dalle Alpi, dalla Valtellina, ma in Italia è molto più facile incontrare animali selvatici, soprattutto nel pieno della notte come sto facendo io. Poi ho incontrato un altro animaletto che, questo l'ho visto oggi qua, che sembrava una puzzola, ecco, era di quella specie lì, sembrava una puzzola, il colore non era nero, ecco, era un bordeaux scuro, però aveva quella classica striatura, quella striscia bianca che lo divide. E attraversava la strada, poi si è fermato, non aveva paura, si è fermato lì, poi è sgattaiolato via nel bosco. Ecco, non c'è questa invasione di animali. Probabilmente l'uomo infierisce anche su di loro, per cui qui non credo ci sia tanto controllo e questi qui nelle zuppe mettono dentro di tutto. E il vero guaio è che l'uomo è un grosso predatore, mangia qualsiasi cosa, e questo a discapito degli animali, per cui le zone incontaminate, belle, sono veramente poche. Ok, ci sarà qualche coccodrillo nei fiumi, quelle cose lì, ma mi aspettavo qualche cosa di più consistente. In realtà di animali ne vedrete in giro molto pochi. Lo spettacolo faunistico è bello, ma sono più le zone, anche quelle deturpate, che le zone lasciate a giungla. Per cui non so se venire nel Borneo sia qualche cosa che rispetti l'immaginario collettivo che tutti noi abbiamo. Sicuramente è bello, io quei pochi posti incontaminati che ho visto li ho apprezzati, mi hanno dato grandi emozioni e quello mi ha pagato. Anche questo giro da stalker che ho fatto questa nottata, stalker inteso nel senso classico, ovvero lo stalker del film di Andrei Tarkovsky, mi ha reso grandi emozioni. Vi saluto, cercherò di raggiungere un posto in cui troverò poi da dormire.